Queste quindi le prime pagine di oggi, come abbiamo visto su quasi tutti i quotidiani, si parla del rientro di Samantha Cristoforetti sulla Terra e noi a questo dedichiamo il nostro collegamento telefonico. Abbiamo infatti in linea David Avino, Managing Director di Argotec, un'azienda che è stata coinvolta nella missione Futura. Buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, allora ci vuoi raccontare qual è stato il contributo di questa azienda italiana alla missione? Diciamo che abbiamo contribuito alla missione di Samantha dall'inizio. Dall'inizio significa che Samantha è stata selezionata come astronauta dall'Agenzia Spaziale Europea e poi ha volato grazie ad un'opportunità creata dall'Agenzia Spaziale Italiana. Noi abbiamo cominciato a lavorare per Samantha e con Samantha dal 2009, quando è stata già presa e selezionata. Abbiamo fatto addestramento a Samantha presso il Centro Europeo Astronauti a Colonia e da allora possiamo dire che non l'abbiamo mai mollata. In varie fasi, abbiamo partecipato in varie fasi, ad esempio raccontiamo di questo bonus food, abbiamo creato, se vogliamo, un menu molto personalizzato per Samantha Cristoforetti, anni di ricerca e di sviluppo, ma non solo dedicati quindi a Samantha in particolare, ma con ampie possibilità di ritorno di queste ricerche, di queste innovazioni che abbiamo fatto anche in applicazioni terrestri. Ecco, perché un punto importante è proprio appunto anche gli esperimenti che vengono fatti nello spazio, l'importanza è poi anche per le ricadute terrestri. È assolutamente fondamentale ed è questo uno dei motivi per cui andiamo nello spazio. Andiamo nello spazio per migliorare la conoscenza. Per migliorare la conoscenza significa vivere anche meglio qui sulla Terra. Sulla Terra molti dei fenomeni fisici che vengono nascosti da una forza, che è la forza di gravità. Quando ci stacchiamo un attimino dalla Terra e andiamo, come in questo caso, come ha fatto Samantha, sulla Stazione Spaziale Internazionale, siamo in un effetto di microgravità, quindi questa forza di gravità viene molto ma molto scemata e quindi riusciamo a capire quei fenomeni fisici che molte volte sulla Terra vengono nascoste. Perché vogliamo capire quei fenomeni fisici? Perché c'è ancora tantissimo da imparare, imparando significa poi magari avere delle applicazioni proprio per cercare di vivere meglio qui nella vita quotidiana. Secondo te quali saranno adesso i prossimi appuntamenti di Samantha? Abbiamo letto sulle prime pagine dei quotidiani, la priorità è stata una bella doccia, poi insalata fresca, c'è chi le ha consigliato ora di evitare la partecipazione a troppi talk show, voi prevedete una visita di Samantha presso la vostra azienda? Allora, noi speriamo assolutamente che Samantha passi, diciamo saremmo sicuramente onorati, Samantha era già venuta in precedenza, prima della sua partenza qui presso la nostra sede e speriamo proprio, lo speriamo anche perché abbiamo, ripeto, contribuito in tantissimi aspetti. Cosa succederà adesso a Samantha? Samantha è arrivata proprio ieri in Kazakistan. In queste ore verrà probabilmente già in volo per Houston, dove rimarrà per un po' di tempo, in modo da cominciare quella riabilitazione che è necessaria per una persona che vive per sei mesi in microgravità. Diciamo che dovrà, tra virgolette, rimparare a camminare, perché il nostro fisico, cosa succede? Quando va in microgravità si adatta in pochissimi giorni a quel tipo di ambiente, utilizziamo nel momento in cui è su ed era su Samantha, ha utilizzato dei muscoli totalmente differenti, quindi significa che poi adesso che arriva qui sulla Terra, che è arrivata sulla Terra, nei prossimi paio di mesi, nelle prossime settimane dovrà comunque fare tutta un'attività di riabilitazione. Dopodiché una meritata vacanza e poi probabilmente, adesso sarà da vedere, lo deciderà l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Agenzia Spaziale Europea e anche con l'Aeronautica Militare, comincerà quello che viene chiamato il post-flight tour, cioè un giro per l'Europa in modo da portare, da poter condividere la propria esperienza, l'esperienza fatta per circa 200 giorni. Sulla Quindi raccontare insomma che cosa ha fatto e che cosa ha vissuto, al di là delle foto che comunque ci ha sempre inviato anche quando era nello spazio. Giusto, lei pensiamo che ha postato circa 2000 foto e ha comunicato tantissimo anche attraverso quello che viene chiamato il portale Avamposto 42, 42 era il numero del suo incremento, della sua missione. Noi abbiamo partecipato come azienda, Argotec ha partecipato anche in modo molto molto attivo, eravamo l'unica azienda, gli altri erano tutte istituzioni italiane governative, che ha partecipato, come dicevo, a questo portale. E molte delle immagini, molte delle comunicazioni venivano proprio direttamente da Samantha, è stata una persona molto molto pronta
ha saputo utilizzare molto i media e ha saputo anche comunicare con, diciamo, con un calore incredibile quello che lei vedeva a 800 km dalla Terra. E ci ha decisamente coinvolti. Grazie a Davide Avino. Grazie a Grazie e buona voi, giornata. buona giornata.